Costantino, benvenuto. Buongiorno, alla Volta Buona. Ciao Katia. Ben ritrovato. Sì, diciamo ben ritrovato. Però come cademi stai? Di alto. Non è una domanda così scontata, ma davvero adesso come stai? Mi curo, ieri ho fatto appunto l'esame, un altro esame, va tutte le settimane, io sono in ospedale per curarmi e adesso ho fatto la PET ieri, che è un esame molto invasivo e per poi andare a portare tutto quello che è a chi mi sta curando per vedere cosa fare, visto che è una malattia che è molto rara. Allora facciamo così, facciamo un passo indietro, perché novembre 2023... Io mi rompo il tendine di un dito. Tendine, quindi? Sì, sì, il tendine di un dito e quindi me lo steccano e vado alla fine delle 6 settimane a farmi controllare. Avrei dovuto mettermi, non so, la pallina di spugna e una pomata, il dito è andato a posto. Ho delle fitte allo sterno da un po' di giorni e un po' di mal di schiena e il dottore, che è un amico, mi fa: visto che sei qua, facciamo un controllo, tanto la schiena sarà come al solito, tu ormai vuoi fare il ragazzino, continui ad allenarti, lascia perdere, però controlliamo qui allo sterno perché... Quindi ti prende anche un po' in giro così? Sì, sì, è un amico, mi fa: però vediamo allo sterno che è una cosa più seria. E parte un'ecografia che parte dallo sterno, scende, mi va sulla mia parte addominale e mi trovano un alone intorno alla mia aorta addominale che mi fa diventare la aorta che di solito dovrebbe essere 21 mm e la mia arrivava con questa macchia a 36. E lì la dottoressa mi ha detto chiaramente: tu da qui non ti muovi più, perché tu, se dovesse esplodere in 3 minuti, non fai in tempo da nessuna parte a salvarti la vita. E quindi da lì parte tutto il calvario, perché hanno iniziato a pensare cose bruttissime e quindi sono stato appunto 40 giorni dove ho fatto qualsiasi esame che riguardasse il pensiero che potesse essere un tumore, visto che c'ero già passato con mia mamma. E da lì ho fatto questo calvario e quindi ringrazio i dottori, tutte le infermiere che mi hanno seguito in quel percorso, però la verità è che io per più di 20 giorni non sapevano dirmi cosa avessi. E cosa succedeva al tuo corpo? Io avevo dei dolori lancinanti, non riuscivo a dormire, non riuscivo a stare sdraiato dietro alla schiena, perché questo alone spingeva sulle vertebre. Adesso spiegartelo esattamente, però non sono male. In grado. Più che stavo male, sentivo delle fitte fortissime alla schiena, che all'inizio pensavano che avessi fatto un esercizio, sai? Sì, in palestra. A 50 anni mi alleno ancora, esagero ancora coi pesi, ho sforzato, mi sono strappato e invece da lì è venuta fuori questa alone che a oggi mi hanno detto che non sanno neanche loro come curarlo perché sono un autoimmune. Questa parola l'ho imparata adesso, io non sapevo neanche dell'esistenza di questa cosa, non sapevo neanche cosa fossero i malati autoimmune. Oggi ne faccio parte anch'io e adesso sono sotto visite settimanali dove adesso mi sto più che curando con il cortisone, il dolore, però il cortisone mi sta dando altri sintomi. È molto invasivo come antinfiammatorio, però è quello più potente che c'è. E stiamo valutando, faccio delle punture alla pancia, ieri ho fatto questa PET, vediamo com'è dall'ultima che ho fatto 3 mesi fa, per valutare quali sono i vari processi da intraprendere, perché, ripeto, anche i dottori sono spiazzati. Tutto questo, Costantino, tu appunto oggi hai 50 anni. 49, devo fare. Scherzo. Sei papà? Certo, è la mia vita lei. Come si chiama? Ayla. Quanti anni ha? Adesso 8. Sa del papà, sì, perché l'ha raccontato sui social, l'ha raccontato in televisione. Più che sa, percepisce che io non sono in forma come prima. Quindi è difficile anche parlargliene, anche perché comunque non voglio che lei si preoccupi. Tu prima nel video hai detto: questa è la terza volta che cado e mi rialzo. Sono caduto già 3 volte. Quali sono le altre? La prima è quella che magari conoscono tutti, è stato il crollo della mia agenzia, il crollo di quello che è stato, come mi hanno definito per tanti anni, il fenomeno mediatico, l'insieme delle cose. È crollato il mondo che comunque mi ha portato in alto, un sistema che comunque io facevo parte della quotidianità della televisione, ero in onda dalla mattina alla sera. Tu però nasci come Muflone con Simona Ventura. Certo, ma io Simona, guai per Simona. Ho Quindi fatto tutto tanti... è partito dalla Rai, ce l'abbiamo? Vediamo, anche con limiti, ne ho fatte di cose in Rai. Quelli che calcio intendono, quelli che calcio ne parlano, quelli che calcio lo appostano, quelli che calcio ne dicono. Campionato, campionato, ah, ah, ah.
scaglionato, 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 due, due, due. Allora, presentiamo i due mufloni di quest'anno che molto gentilmente me li hanno messi altissimi e molto nerboruti, come vuole la moda, mi dicono così. Allora, Costantino e Andrea, benvenuti. Eh già. Bel periodo? Ma periodo, era un... ancora prima che la gente mi conoscesse come il Costantino che poi ha creato, non so, quella sorta di fenomeno, però lì era il periodo mio delle serate, delle discoteche, del divertirsi. Poi Simona mi ha dato tanti consigli poi quando è stato insieme, perché anche lei faceva parte della mia agenzia. Però era un bellissimo periodo, non bello, bellissimo. Ero io di testa, molto più libero. Quindi è un altro tipo di situazione. Non eri ancora il tronista e grazie a te l'italiano ha una nuova parola. Approfitto di Iari che è arrivato da Milano oggi qui da noi, perché questa parola nasce proprio con Costantino, Iari. Esatto, è vero. Oggi la bella cosa è che... Ciao Costantino, ciao. Oggi parliamo di... Sei giovanissimo tu, come fai a sapere chi è il tronista? Perché mi piace molto informarmi. In effetti oggi parliamo di neologismi. Lui è fissato, cioè, con le tutte parole nuove, esatto. Sì, ma lui non è ancora nato quando io... infatti lui studia, sai quelli lì che... Però è rimasta ed è questa la cosa bella, perché ci sono tante parole in italiano che sono entrate nel nostro modo di dire e che partono proprio da programmi televisivi, come nel tuo caso con Uomini e Donne. La parola tronista è arrivata fino a noi e si è mantenuta e si è guadagnata anche un posto nel vocabolario, essendo appunto nuova. Però ce ne sono tante altre, ad esempio GFino per la sigla del Grande Fratello. E non tutte queste parole hanno una durata stabile, perché è possibile che alcune parole macedoni, ad esempio pensiamo a Petaloso, a Ferragnez, esplodano e poi per una crisi più grande non si sa che fine fanno. Ma questo si deve alla signora De Filippi, cioè. Tronista è un... Sì, io ho fatto quello che ho fatto, ma si deve tutto alla signora De Filippi, quindi cioè, il programma c'è, esiste, ha continuato anche senza Costantino, quindi... Però diciamo che quella storia d'amore, infatti ti vediamo adesso... Più che altro il fenomeno, la storia, il mio corteggiamento, il mio no, quello ha fatto un boom, il mio no, mi volevano ammazzare tutti, nel senso buono. Però il no che ha fatto tanto rumore, quel no non se lo aspettava nessuno, io sono partito come corteggiatore. E quando ho baciato quella ragazza, nessuno si aspettava che le dicessi di no. Pazzesco, no? E ho provato a fare qualcosa che nessuno avesse mai fatto. Mi è riuscito. Da lì poi un grande successo, ancora di più. E il Maurizio... Cominciano ad arrivare tanti soldi. Tu che arrivavi da una famiglia comunque dignitosa, lavoratori. Certo, certo. Due operai, due persone normalissime, come lo sono io tuttora. Però da lì, grazie a Maurizio, a tutto quello che è stato insieme, lui mi chiamò subito al Costanzo Show, il Cobra Incantatore mi chiamò. E da lì venne fuori tutto quello che è stato l'insieme delle cose. La televisione mi ha dato tanto, ma io, grazie alle serate, agli sponsor, a tutto quello che è stato il sistema della mia immagine, perché io non facevo in tempo a mettermi una maglietta o, non so, un cappellino, che il giorno dopo erano finiti nei negozi. Arrivano però anche gli attacchi di panico. Quelli dopo, quando è stato un insieme di stress, perché io per 7-8 anni non ho mai staccato la presa da tutto, dal lavoro, anche perché ero affamato di soldi, io volevo dare a miei, a me stesso, quello che non avevo mai avuto. Quello che io ci prima... Ci sei riuscito, Costantino, oppure hai speso? Ma io ho speso, perché in questo mondo per apparire, per mostrarsi, devi esserci e devi spendere, però allo stesso tempo guadagnavo. Era il gioco che giustamente dovevi fare. I miei genitori ho cercato di dare tutto quello che potevo, ma poi alla fine a loro non serviva. Loro non lo volevano, cioè loro erano abituati a vivere in quel modo. Infatti io, come l'ho già detto, io quello che gli ho dato l'ho ritrovato là, io non pensavo, cioè, però ero là. A loro bastava che li mandassi in vacanza, ma non è che volevano andare chissà dove, gli bastava avere la casa vicino al mare, a mia mamma gli compravo le pentole nuove per fare il sugo la mattina. Erano persone semplici. Quello che oggi... cosa vuoi che ti risponda? In questo momento tanto, ancora di più. Io ce l'ho sul telefonino, però... Non ti rispondono? Eh no, non si può chiamare. Sono cosciente di questo. Però è la vita. La vorresti la tua mamma accanto a te? Già te, mi volevi far piangere? No, non ti voglio far piangere, figurati. E certo, come fai? Chi è che non vuole una mamma? Non so quelli che fanno allontanare i genitori, non so come facciano. Io lavoravo, ma tutti i giorni la sentivo.
Lei sapeva quando stavo male e mi chiamava senza che io glielo dicessi. Cioè, io, come lei diceva sempre, ero un suo capriccio. Era lei che mi aveva voluto. Quindi queste sono le verità della vita, oh. Bisogna accettarle. Ero orgogliosa di te. Ma non è... Perché ci mi pensi? Amava! Cioè, non è questione di orgoglio, mi amava. Ero suo figlio. Come quello che io provo oggi per mia figlia. Può fare anche una cazzata, ma è mia figlia. Tua figlia ti cambia la vita. E sono rimasta molto colpita dalla tua scelta, Costantino, di non far vedere tua figlia sui social. E sono rimasta colpita perché tu... Ho fatto vedere tutto io di me. Esatto. Me la spieghi questo? Ma non è che c'è da spiegarla, cerchi di proteggerla, perché le persone cattive ce ne sono tante. Io l'ho visto sulla mia pelle, lo vedo oggi, che non sto bene, eppure ancora continuano a... E non so, sai, una volta erano le lettere, arrivavano le lettere a casa, io avevo sacchi di lettere in agenzia da me. Oggi ci sono i social. E alcune volte vedere determinati messaggi o scritte, infatti io evito di guardare, perché per come sono fatto io andrei a prenderli. Cos'è che ti fa più male? Non credono alla tua malattia? Ma non credono a nulla di quello che io mi sono guadagnato negli anni. C'è molta gente che pensa che io non appartengo alle case popolari o non venga da nulla. Gente che, ah, ma tu sei... hai fatto. Ma io ho fatto. Sapete quante porte ho dovuto bussare per arrivare? Che poi arrivare, ho fatto due soldi. Non è chissà che sono fatto. E poi ho realizzato i miei sogni da ragazzino. Cioè, da piccolo volevo fare questo. Volevo essere il più bello. Per un periodo ci sono riuscito. Semplice, non è che è una cosa così complicata. Volevo quello. Da piccolino io volevo essere il più bello, non volevo essere né il calciatore, né non so, quello che comunque andava di moda negli anni 90. Io volevo essere il più bello e per un po' ci sono riuscito. E lì ero bello cicciottello, con la sinca di mio papà. Mamma mia, la macchina de ferro. Non si rompeva mai? Potevi andare contro qualsiasi cosa, non si rompeva mai. Quanti viaggi? Pochi? No, tanti. Sai, si partiva da Milano, mica c'era l'aria condizionata. Mia mamma viaggiava col frigo per dargli il caffè a mio papà, quello gigantesco sulle gambe. Ti facevi 800-900 chilometri. Altro che adesso, aria condizionata. Io, mia figlia, guai. C'ha pure il vasino in macchina. Se mai deve fare la pipì. Pensa un po'. Tra 60 secondi, una versione di te papà. Un papà okay. Che non mostra sua figlia sui social, ma dai social abbiamo capito quanto tu davvero voglia fare quello che forse non hai avuto, ma per mancanza di tempo e di soldi forse nella tua famiglia. 60 secondi. Io ho avuto tutto. Tutto quello che mi potevano dare me l'hanno dato. Io ci sarò se tu vorrai. Mamma, sei bella mia figlia. Oh, piango, che devo fare? Lei mi fa emozionare. È l'unica che ci riesce. Meno male. Lei adesso ha 8 anni. E tu, insomma,
sei stato il tronista d'Italia, il più bello di tutti. Una volta. Cos'è che proprio le vuoi insegnare? Ma io non vorrei insegnargli niente, vorrei solo che se deve fare qualcosa me lo dice e per quel po' di esperienza che ho magari gli spiego. Poi è giusto che faccia i suoi errori, cioè io ne ho fatti tanti. Qualcosa ti potevi risparmiare? Dovevo far di peggio. Vedendo come mi è andata dovevo far di peggio. Sì, no, nel senso che dovevo spingere ancora di più sull'acceleratore. Cioè, io ho fatto 10 anni senza dormire, che la gente magari non lo sa, ma io non dormivo. Arrivavo negli studi molte volte con gli occhiali da sole perché non avevo dormito, quindi... Però facevo 3-4 serate al giorno, ho fatto tante cavolate, ho litigato molte volte inutilmente. Però sono così di carattere, perlomeno, prima lo ero. Però è giusto che lei faccia le sue esperienze. L'importante è che me le dice le cose. Magari... Non dico che mi ascolta, però io non ho avuto... I miei genitori erano genitori che pensavano solo a un determinato di rapporto, loro venivano da un altro mondo, non quello che c'è adesso sicuramente. E quindi non è che mi potevano insegnare com'era il mondo. Io invece a lei non è che glielo posso insegnare, però glielo posso mostrare. Oppure raccontare e poi dico decidi tu. Però se fai così succederà questo, io quello lo so. Diciamo che un po' di gavetta me la sono fatta, sia nel bello che nel brutto. Visto che io ho potuto saltare da una parte all'altra. Da novembre ad oggi, l'approccio tuo alla vita è cambiato? Ma io da quando ho smesso di, tra virgolette, è cambiato da quando è morta mia mamma. Ero già così. Sono diventato molto più emotivo, non lo ero mai stato. Piangere, ma che stai dicendo? Io oggi guardo lì e piango. Una volta non l'avrei mai fatto, ma non mi veniva. Oggi mi viene solo a pensarlo, quindi è un'altra cosa. Gli amici di sempre sono rimasti? Ma il problema è che gli amici di sempre televisivi, no, ma non erano amici. E purtroppo la gente pensa che erano, io non è che ce l'ho, era lavoro. Guadagnavano la loro pagnotta anche loro. E io in quegli anni ho fatto guadagnare la pagnotta a tanti e a tante. Gli amici che è, quelli ce li ho, ma quelli sono un'altra cosa, sono quelli che non devo... Cioè, tipo Antonio, Salvatore... E quelli sono i... Fabio... E quelli sono quelli che mi fanno ridere, meno male che oh, ci sono loro. Oh, meno male, allora ridiamo, guardali. Hai visto? Alla fine ce l'hanno fatta, eh? Ciao, Costa, sono orgoglioso di esserti stato vicino in questo tuo momento buio. Sono altrettanto felice che i medici hanno individuato per fortuna una cura che sta funzionando. Quello che però in questo messaggio sono a chiederti è di uscire dal mood di malato in cui tu sei entrato. Perché? Perché bisogna reagire, perché senza il tuo aiuto non ce la possiamo fare, perché hai una figlia bellissima e quindi abbiamo bisogno di te, Costantino. Ciao fratello, come vedi ci sono anch'io. Sono qui per darti un grosso bacio, stai percorrendo la strada giusta, manca poco, un po' di pazienza, che tu purtroppo non ne hai tanta, però ancora un po' di pazienza e vedrai che ritornerai ad essere il Costantino di sempre, l'uomo più amato da tutte le donne. Volevo dirti di avere forza, coraggio, determinazione, come ce la stai mettendo fino adesso, e di non sentirti solo perché solo non sei. Perché fino a quando ci sono veri amici come me e tale mi reputo, non sarai mai da solo. Ti voglio bene, fratello, e ci vediamo presto. Un bacio. Mua. Avanti, avanti così, forza, e ti voglio tanto bene. Ti mando un grosso bacio. Ciao, fratello. Ciao, fratello mio. Ti abbraccio. Ti voglio bene, Costa. Ti aspetto, mi raccomando. E alcuni di loro sono venuti in ospedale ogni giorno. Sì, 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 ma Salvatore e Antonio, tranquilli. E Fabio, che l'avete convinto, che lui mostrarsi zero. Infatti neanche sui social, lui non si fa vedere mai, raramente. Infatti non so come avete fatto a convincere. Poi Salvatore e Antonio, loro sono quelli che mi fanno... Salvatore è quello che mi cazzia tutti i giorni. Mamma, quante me ne dici tutti i giorni. Camicia bianca, secondo? Sì. No, 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 il primo, no, con il la primo. Giacca blu. Ah, ti ha detto, basta, esci dal mood del malato. Perché ti ha detto così, scusami? Perché loro non,
Cioè, loro non ti credono manco loro, non ho capito. È quello che alcune volte non capiscono, che non lo faccio apposta, ma non ho la forza, non, alcune volte, cioè... Perché nessuno ci crede. È quello. Ma no, no, nessuno ci crede, nel senso che è tutta una roba medica, scientifica. No, che non ci credono, è che quando ho determinati... non ho la forza e non ci credo. Cioè, noi non ci credono, mi dicono non è vero. Ma come non è vero? Se ti dico non c'è, vuoi che io odio... Io mi odio alcune volte perché non ce la faccio o perché non riesco a fare delle cose che prima per me erano la normalità. Sei tornato ad allenarti, l'hai messo sui social, hai fatto bene o hai fatto male? Lo vediamo? Figurati, ma io penso, sto facendo degli esercizi che anche lì ringrazio Giulia perché mi sta dietro, mi sopporta perché Giulia è il mio personal. Ah, e lei mi sta facendo fare quegli esercizi da... Da post-parto si chiamano. Vabbè, ragazzi, da una parte bisogna cominciare. Da che mi arrampicavo e facevo... Sì, no, ma io lì mi insulto da solo. Ma devi accettare. E non ce la faccio. Allora ha ragione il tuo amico. Esci dalla cosa del malato. Guardiamo lui che si allena. Ci tengono le autrici. Buongiorno. Venite, fatti vedere. Ecco, sono dimagrito, ragazzi. Sono dimagrito di brutto. Mamma, non c'ho più i pettorali, guarda, sono dritto. Mamma, vedermi così è tutta un'altra cosa. E che non mi posso vedere così magro, giuro, senza muscoli. Sono dritto. Non mi sono mai visto, non mi ricordavo di essere mai stato dritto. Vediamoci sopra. Adesso mi sono allenato un po' a casa, diciamo che sono in ginocchio e mi sto rialzando. Non mi piaccio, lo sapete, però è così, io sono vero, vi dico le cose come stanno. Dai, miglioriamo. Certo, è da uno che alzava pesi e adesso che fai tutti gli esercizi... Ma non è che alzavo pesi, sti pippi ripippi. Vabbè, non lo facciamo arrabbiare. No, no, è che io mi vedo, io... Cioè, io una volta, veramente, se tu mi conosci, io ero sempre nudo, anche qua, prima di spogliarmi, giravo nudo da giovane nei camerini. Ma pensa che non l'ha mai potuto fare, eh? Oggi mi vesto. Ma stai bene, eh? Ma no, sei comunque giuro, la tua figura, sono io, Costanti, ma no, ma perché mi sentivo sicuro di me, oggi non mi sento... Questa roba questa non mi fa sentire insicuro. La mia corazza l'ho persa. Questa è la verità. Sai che io dico la verità. Vabbè, devo chiamare i suoi amici, ho capito.